Senti, siamo invece presso una, come si può dire, una casetta di Natale che si chiama Antonietta Obisteria. Ecco, per questo evento natalizio in realtà lei cosa presenta per il pubblico? Un po' di tutto, perché il mio hobby è creare cose nuove, cose di ogni tipo. E, è stato tipo portagioi, composizione natalizie, centro tavoli, portabottiglie, palline di tutti i tipi e di tutti i modelli. Abbiamo invece lo stand Massim qui nelle immagini, ecco cosa sta significando. In realtà sono le sei iniziali dei miei sei nipoti, quindi sarebbe Miriam, Aurora, Selim, Sara, Youssef, Michael. Ecco, cosa voi presentate praticamente qui all'evento natalizio di Arienza, prego? Più che altro è artigianato, nel senso che io è artigianato di bigiotterie, non uso naturalmente la paccottiglia che usano in molti, è artigianato, rivesto coppe, portacenere e poi c'è anche naturalmente quello che facevano le nostre nonne, il mandarinetto, il limoncello, lo sherry in bottiglie in stile sciabbi. C'è una bottiglia che si chiama Assaggiami. Sì, è il limoncello che faccio io, vuole assaggiare? Bene, grazie. Ecco, in più abbiamo anche un albero davvero molto carino che può essere utilizzato come sovrammobile. Esatto, è un albero con delle luci dentro, ce l'ho tanto per illuminare. Appunto AMC Pentole, che è anche presente con uno stand natalizio. Ecco, innanzitutto cosa pensa di questo evento organizzato dalla Pro Loco? È un po' freddo, ma si sta bene, diciamo che c'è un po' di gente, abbiamo preso qualche party, perché noi prendiamo assolutamente solo party, non vendiamo in questi stand, ma prendiamo solamente party. Ecco, no, diciamo l'idea è ottima quella promossa dalla Pro Loco. Certo, è ottima l'idea. Ci fa piacere. Alla fine, in pratica, voi cosa presentate al pubblico? Solo le nostre pentole, i nostri regali, solo chi, per chi effettua un party a casa, diamo uno di questi tre regali, vedete? Ci abbiamo questo disco volante, bellissimo, il Tritamix, e poi abbiamo questo vassoio tutto in acciaio forato, bellissimo, si chiama vassoio 39 perché è di 39 centimetri. Quale giudizio esprime su questo stand organizzato dal... Sì, ma è un ritorno all'artigianato, è un artigianato ricercato, raffinato, è la risposta alla tecnologia. Bene, in che senso è la risposta alla tecnologia? Sì, tutto meccanizzato, invece qua si va alla ricerca di cose antiche, di sapori antichi, quelli che non tramontano mai. Ecco, secondo lei il Natale è anche questo, vero? Come ha detto lei, diciamo... Questo è un ritrovare le tradizioni, ciò che il tempo moderno ci fa ogni tanto dimenticare. Siamo con un'altra visitatrice, prego, buonasera. Ecco, lei sta osservando tutti i prodotti. Bellissimi, veramente belli, belli e brave. È difficile poi trovare nei negozi commerciali, vero? No, non si trovano proprio, mai visti lavori così. Veramente un lavoro bellissimo, complimenti. Ecco, vi vengono fatti complimenti anche praticamente al responsabile dello stand, come si può vedere dalle immagini, che in questo momento sta trattando con i clienti. Altro visitatore, ecco, buonasera, qual è la sua opinione circa l'evento organizzato dalla Pro Loco? Qual è la sua opinione qui a Piazza Lettieri? È una cosa spettacolare e penso dopo che lo possono fare anche altri anni. Bene, ecco, qualcuno già sta provando, prego, cosa sta provando? La crepes, vero? Come si può vedere dalle immagini, è un giovane, benissimo. Come si chiama alla fine questa? Non è una crepes? È pancake. Bene, bene, il prodotto è buono, vero? Penso di sì, non dovrebbe essere. Bene, è accogliente l'ambiente, vero? Sì, è bello. Che pensa lei di questa manifestazione qui a Piazza Lettieri, che è piena praticamente di stand natalizi? Qual è la sua opinione, davvero? È un ambiente molto carino, vero? Sì, è molto bello. Sono interessante. Sì. Per lei cosa ne pensa? È lo stesso. Ho qui con lo stand delle Caldarroste, vero? Voi cosa proponete al pubblico? Caldarroste, abbiamo fiocchi di neve direttamente dalla pasticceria Poppella. Come vedete ci sono in tre gusti, classico,
Fragola, cioccolato e quello là più buono al pistacchio. In questo momento siamo qui con una visitatrice. Cosa pensa di questo stand che presenta i fiocchi di neve? Stupendo, cioè è una manifestazione che ti illustra il paese. Un altro stand davvero interessante che riguarda la possibilità di proporre nomi personalizzati e quindi in realtà di poter proporre idee regalo. Siamo qui con il responsabile dello stand, buonasera. Ecco, davvero qui si sente un'area molto natalizia, vero? Davvero? Sì, indubbiamente sì. Ecco, lei cosa propone? Allora, noi proponiamo stasera prodotti naturali, quindi integratori alimentari, tisana perché no, sono tutti prodotti tedeschi, made in Germania. Quindi... Invece rappresentiamo prodotti fatti in polistirolo, scatole da regalo, orologi, nomi personalizzati, alberi di Natale. Infatti anche l'orologio del Napoli non industrializzato, davvero una grande idea. Grazie. Oppure allestimento dei negozi, come vedete adesso in questo momento, alberi di Natale, scatole per fare la colazione per il fidanzato, la fidanzata, come i segnaposti come Buon Natale da mettere fuori alla porta, oppure delle stelline da mettere sul Natale. Ecco, alla fine lei davvero qui si sente un'area effettivamente natalizia, vero? Certo, proprio natalizia al 100%. Carissimi utenti, siamo qui ad Arienzo in Piazza Lettieri, ecco appunto il primo stand in cucina con i tacchi. È uno degli stand che vengono natalizi che vengono presentati qui ad Arienzo in Piazza Lettieri. Cucina con i tacchi, siete presenti qui all'evento natalizio di Arienzo, avete sposato questa idea, perché? Perché abbiamo ripetuto quest'anno la situazione, visto che l'anno scorso è stata una bellissima esperienza. I nostri cuoppi sono piaciuti, noi facciamo il fritto misto, abbiamo un cuoppo misto con frittelle, con arancini, croquet e frittatine. Adesso lui sta preparando solamente gli arancini perché lei preferisce solamente gli arancini, però il nostro cuoppo è misto, abbiamo tutto, come ti dicevo, croquet, frittelle, arancini e frittatine, tutto preparato da me. Io sono napoletana, io ho sposato questo evento ad Arienzo e preparo tutto a casa e poi dopo lo porto qui. La mattina preparo, il pomeriggio vengo qui e friggo. Davanti a un altro stand RBGU qui nelle immagini, uno stand ben organizzato che presenta dei prodotti davvero eccellenti. Qui sente davvero un'aria natalizia l'evento organizzato dalla Prologo, vero? Sì, è un'atmosfera molto carina, ci avviciniamo al Natale e noi abbiamo pensato di proporre qualche oggetto di bigiotteria, qualche accessorio fatto rigorosamente a mano. Nasce tutto come hobby, ci occupiamo di tutt'altro, però è un hobby che ci ha appassionato, che abbiamo iniziato a fare da poco e che speriamo ci faccia appassionare ancora di più. E abbiamo deciso di sfruttare questa occasione per proporre un po' i nostri prodotti e farli conoscere alla gente. In realtà siamo davanti a uno stand natalizio che presenta le scarpe, si chiama appunto Falco Scarpe. Comunque davvero un evento natalizio fondamentale per Arienzo, qui Piazza Lettieri è piena di stand. In realtà lei cosa ne pensa di questo interesse da parte degli standisti di riempire Piazza Lettieri? È un interesse molto grande da parte degli standisti, anche se fa freddo siamo qui presenti. Bene, cosa presenta lei? Presento le scarpe di nostra produzione, fatte da noi, siamo qui ad Arienzo da più di 100 anni, dai nonni, sbinnonni, adesso noi, tutta pelle e produzione propria. Quindi quello che è importante, da 100 anni in realtà, quindi Falco in realtà è presente sul mercato da 100 anni, lei che è presente da 100 anni giustamente si nota sul mercato la presenza anche di scarpe che in realtà davvero non sono scarpe in pratica, invece voi proponete proprio l'artigianalità della scarpa, questo è fondamentale. Sì, sì, proponiamo l'artigianato vero e proprio, dal produttore al consumatore. Però un altro standista qui presente, gli standisti sono tanti, numerosi, siamo con Le Stoffe, giusto? Lo stand Le Stoffe e Pannoleggi. In realtà davvero una manifestazione che ha riscosso successo considerando la presenza di numerosi visitatori e soprattutto la partecipazione attiva di molti standisti.
Salve, io vi presento i miei piccoli lavori di pannolencio e tessuti. Sono fatti con un ricamo che si chiama punto festone e sono tutti decorati a mano, prettamente fatti a mano. E poi tutta la lavorazione dei tessuti, centri, centrotavole e tovaglie e i ricami personalizzati. Siamo qui con un'altra standista, buonasera, ecco, che presenta in realtà diversi prodotti che vanno dal torrone alle caramelle, a tutto, prodotti diciamo che sono già stati richiesti. Sì, sì, sono prodotti, facciamo noi, sono prodotti artigianali, torroncini, varie cose, caramelle, frutta secca, prettamente natalizi. Davanti alla sosta, carissimo Dendi, c'è una giovane visitatrice. Buonasera, cosa ne pensa lei di questo evento natalizio qui ad Arienzo? Piazza Lettieri è piena di visitatori. È un grande evento. Molto caratteristico, era un ambiente molto carino, molto accogliente. Sì, è molto carino, infatti ci sono molte persone. Bene, è molto emozionante. Sì, infatti. Ok, adesso lei cosa sta assaggiando? Un waffle alla Nutella. Bene, studenti, siamo qui con il presidente Alfonso Martone della Prologo di Arienzo. Davvero tantissimi stand, è stata notevole la partecipazione da parte degli standisti, ma il pubblico è soddisfatto perché attraverso le interviste abbiamo evidenziato che i visitatori vengono qui a Piazza Lettieri perché nei negozi commerciali non trovano il prodotto che vogliono. Buonasera, vi ringrazio di essere venuti qua a questa nostra manifestazione. Questo è il terzo anno che praticamente si tiene il Natale a favola. Io sono diventato presidente il 25 aprile, il 25 di luglio e la prima intenzione che abbiamo avuto è di riproporre la manifestazione fatta con un salto di qualità. Tant'è vero che quest'anno non ci siamo solo dedicati ai mercatini se per sé con spettacoli ed altro, ma ci siamo anche attrezzati per avere due convegni. Uno l'abbiamo fatto sabato scorso, che riguardava la legalità, abbiamo avuto ospiti Don Maurizio Patriciello e Lello Maggi e la mamma Anna Magni per quanto riguarda la mamma di tutti. E domani mattina invece abbiamo un convegno attinente alla settimana di Teleton che riguarderà un attimo le nuove scoperte per quanto riguarda le malattie della distrofia muscolare. Avremo anche qui dei luminari che vengono da Firenze e da Roma. Ci auguriamo che praticamente questo non sia solo un sollievo per le feste natalizie, ma possa dare anche un servizio per quanto riguarda queste problematiche serie che hanno le famiglie. Ecco, davvero un'iniziativa intelligente, una promozione turistica che qui si sente davvero l'area natalizia a Piazza Lettieri questa sera, presidente. Tutti quanti lo dicono, al di là del fatto che faccia freddo, però l'organizzazione e la gestione del mercatino davvero ispira a quell'area. Avete davvero lavorato molto, su questo? Sì, e di questo devo ringraziare il gruppo di lavoro di Natale e Favola. Li potrei nominare uno a uno, ma potrei dimenticare qualcuno, quindi li ringrazio in toto tutti quanti. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci è stato vicino e questo praticamente è di sprono per l'organizzazione già per l'anno prossimo. Noi partiamo sempre con uno step in avanti, siamo già con la mente all'anno prossimo. Ringraziamo i nostri standisti che ritengono che praticamente venire ad Arienzo per loro è un vantaggio. Abbiamo avuto stasera il problema del freddo e questo praticamente ci addolora. Sì, vabbè, per i mercatini di Natale potrebbe andare anche bene, però noi siamo abituati al caldo. La settimana scorsa qui giravamo con i giubbini aperti, stasera abbiamo freddo. Però tutto è andato bene e questo per noi è un sommo piacere. Poi stasera chiudiamo, stasera veramente facciamo l'anteprima con Yara Medina, che praticamente ci hanno onorati della loro presenza qui, la cover band di Pino Daniele. E domani sera chiudiamo la manifestazione con l'incazzatore di Made in Sud e quindi poi domani sera faremo i saluti a tutti quanti. Bene, ecco, presidente, giustamente il pubblico comunque è molto interessato, soprattutto le donne, perché vedono nuovi prodotti sugli stand. Poi ricordiamo che in realtà c'è anche lo stand che è il più antico di Arienzo, Falco Scarpe. Esatto, è uno dei nostri vanti, è il primo calzaturificio che praticamente ha aderito al progetto di Natale e Favola e da allora praticamente non ci ha mai lasciato. Noi di questo siamo onorati, li ringraziamo e praticamente li aspettiamo anche l'anno prossimo, ma non solo a loro, ecco, anche agli altri, perché praticamente quest'anno ci sono stati dei nuovi stand. Qualcuno dell'anno scorso già si è ripresentato e già hanno fatto iscrizione per l'anno prossimo, quindi ci auguriamo che praticamente possa ancora crescere la manifestazione. Ecco,
Presidente, giustamente voi avete raggiunto l'obiettivo di poter creare una sinergia sia con l'amministrazione che con i commercianti. In questo modo l'obiettivo come viene raggiunto? Beh, ci lavoriamo da un periodo di tempo abbastanza lungo, siamo da settembre ad organizzare l'evento, sia in concomitanza praticamente abbiamo avuto delle riunioni con l'amministrazione comunale e in più praticamente poi ci siamo interfacciati un attimo con i commercianti della zona, con i locali che praticamente hanno aderito alla nostra progettualità. Abbiamo qua praticamente un bar che farà animazione fino a tarda serata e questo per noi praticamente, e di nuovo ripeto, è un vanto, perché organizzare una manifestazione del genere è abbastanza complicato, però mi sono avvalso di un gruppo di lavoro che era rodato e quindi praticamente abbiamo sopperito alle nostre deficienze. Ecco, in più ricordiamo, carissimi utenti, che Piazza Lettieri è ricca di colori e luci, c'è l'albero di Natale, vedete, ci sono altre luminarie, anche qui davvero è segno di fantasia, di creatività per attrarre il turista. Sì, questo è, dobbiamo rendere grazie all'amministrazione comunale che praticamente ci ha aiutato in questo, perché è anche vero che noi abbiamo organizzato i mercatini, ma le luminarie, gli alberi, ce n'è un altro qua praticamente a località Ponte che è bellissimo, che fa da apripista praticamente per i mercatini, che è stato offerto dall'amministrazione comunale. Quindi perciò ripeto, dobbiamo ancora rendere grazie all'amministrazione comunale che ci è stata vicina in questo evento. Ecco, l'ultima domanda, Presidente, riguarda la provenienza degli stand. Gli stand non sono soltanto di Arienzo, ma vengono anche dall'Irpinia, c'è uno stand dall'Irpinia, ci sono stand provenienti da Napoli e questo è fondamentale per la partecipazione alla manifestazione. Sì, tant'è vero che domani aspettiamo dei turisti che vengono dalla Basilicata, sono stato contattato proprio l'altro ieri, volevano sapere dove mangiare perché loro si devono organizzare perché vengono dalla mattina e vanno via la sera. Questo è da carro trainante, noi ci auguriamo anche per gli anni prossimi. Abbiamo allargato un poco la cerchia degli stendisti, non ci siamo fermati solo ai locali, vengono da Napoli, ci sono persone che vengono da Rotondi in provincia di Avellino, qualcuno da Cervinara sempre in provincia di Avellino, qualcuno dal Beneventano. Questo per noi, ripeto, è stato un anno di prova, abbiamo fatto un ulteriore step, ci auguriamo che l'anno prossimo sia ancora migliore. Noi vi auguriamo di persistere qua e di resistere ancora al freddo e di divertirvi ancora stasera. Bene, allora auguriamo a tutti buon Natale da parte della Proloco Arienzo. Prego, Presidente. Sì, allora vi auguriamo buon Natale, buone feste, un felicissimo anno 2017 da tutta la Proloco di Arienzo e da tutta l'amministrazione comunale. Carissimi utenti, siamo con il sindaco di Arienzo, Davide Guida, qui nelle immagini, davvero un successo l'evento qui organizzato ad Arienzo. Piazza Lettieri è stata piena di casette di Natale, c'è anche la casetta di Babbo Natale, davvero un evento molto carino, affascinante, dove davvero si respira un'aria natalizia. Sindaco, giustamente, qual è la strategia di questo successo? La strategia di questo successo è semplicissimo: tanta buona volontà di un gruppo di giovani che annualmente si impegnano affinché Arienzo abbia questi 15 giorni di bellissime festività, nel quale, voglio dire, capiamo benissimo che ci sono delle difficoltà economiche in questo periodo, però cerchiamo di alleviare con qualche divertimento e creando un clima natalizio adatto ai bambini e anche ai giovani che dimenticano un attimo le problematiche quotidiane. Sì, è stato veramente un evento bellissimo, ogni serata ci sono stati dei momenti di spettacolo, abbiamo avuto tantissime persone che hanno avuto modo di conoscere Arienzo e questo per noi è veramente un successo. Ecco, la sinergia giustamente tra associazione e comune permette di poter lavorare in modo molto più incisivo, vero sindaco? Assolutamente sì, diversamente, voglio dire, un'amministrazione che è costituita nel nostro caso da consigliere e sindaco da sola non può ottenere nessun risultato. Io insisto con il famoso con la famosa idea di cittadinanza attiva, di persone che si impegnano e che danno dei risultati per la propria comunità, e quindi voglio dire, questi ragazzi al freddo, al gelo, dedicando tanto del loro tempo, quindi voglio dire, la Proloco, il presidente della Proloco, i componenti della Proloco si sono impegnati tantissimo per dare ad Arienzo e a questa valle, perché poi voglio dire, è un evento che è sentito in tutta la valle di Suessola, dei momenti veramente belli e piacevoli. Ecco, molti turisti hanno in realtà sostenuto che
prodotti che hanno trovato qui nel mercatino, però forse probabilmente anche in altri mercatini non li trovano nei prodotti commerciali. Cioè, diciamo la verità che comunque in diverse realtà commerciali si tende sempre più ad offrire e a presentare un prodotto che sia venduto, e quindi giustamente il prodotto particolare non riesce a reperirlo, oppure non c'è volontà a reperirlo, perché giustamente se soltanto due o tre persone vanno ad acquistare quel prodotto, allora non conviene prenderlo. Secondo lei anche questo, diciamo, è un elemento significativo, è un dato oggettivo statistico che permette ad un comune giustamente di dire la sua su questo, vero? No, questo veramente è stata un'altra chicca degli organizzatori, che sono riusciti a trovare in diversi punti, dove vedete, in diverse casette che si trovano qui, abbiamo dei prodotti tra virgolette di nicchia, i famosi prodotti a chilometro zero, che sono veramente di alta qualità. Ci sono dei formaggi eccezionali, ci sono dei dolci fatti in modo artigianale che sono eccezionali, quindi voglio dire, c'è anche la qualità dei prodotti tipici della nostra terra, che diciamo che sono dei prodotti eccezionali, anzi andrebbero valorizzati ancora di più. Ecco, l'Offredo Trading di Arienzo, che propone giustamente un completo indispensabile per il matrimonio. Prego. Sì, allora facciamo foto partendo da 1000 euro a salire, poi ci stanno comunioni, battesimi, e si trova in via Roma 226 Arienzo, qui. Ecco, alla fine cosa ne pensa lei di questa manifestazione? È importante, vero? È fondamentale. Piena di gente nuova che non vediamo da parecchio tempo, parecchi stenti, bellini, siamo tutti soddisfatti, siamo tutti insieme. Ecco, carissimi utenti, abbiamo un'altra casetta di Natale, siamo in un altro posto, in realtà di Arienzo, vedete nelle immagini, la piazza continua qui, abbiamo uno stand legato agli arrosticini, siamo qui con il responsabile. Alla fine com'è andata per lei, mi scusi? È andata abbastanza bene. Sì. Siete soddisfatto, vero? Sì, abbastanza. Una bella esperienza è stata. Abbiamo il mercatino dei sapori. Come potete vedere dalle immagini, il mercatino dei sapori. Ecco, lei cosa sta provando? Quale sapore sta provando? Lo sto provando? Prego. È un vino eccezionale, si mette proprio anche sulla frittura di pesce. Bene, lei quale sapore ha provato? Il sapore del... è un vino buonissimo, complimenti al proprio... Bene, davvero qui ci sono tantissimi sapori, dal vino ai bocconcini, ai salami, come potete vedere dalle immagini. Poi abbiamo i formaggi, diciamo che in realtà i formaggi sono la punta vincente di questa... Un pane davvero eccellente, naturale. Qui in pratica, in questo stand, si offre la falanghina, una falanghina davvero squisita, che pone in essere la qualità del prodotto di questo stand. Abbiamo l'aglianico del Taburno di colore rosso, come potete vedere dalle immagini, con un membro del direttivo della Prologo. Davvero un successo questo evento, che mette in risalto la qualità del territorio. Alla fine la Prologo insieme al comune ci sono riusciti. Qual è la sua opinione? In qualche video virale del web in cui mi mettono a ripetizione, però in ogni caso sono personalmente sono soddisfatto per il lavoro che è stato fatto. Speriamo che è stato apprezzato anche dal pubblico dei visitatori, noi dal canto nostro ce l'abbiamo messa tutta, e quindi speriamo di ripeterci e di migliorarci per le prossime edizioni.